Shaolin Temple Italy, centro culturale Shaolin di Milano. Sono il maestro Shaolin Qian Chan. Iniziamo allora la pratica della meditazione Chan. Prima di tutto, distendiamo le gambe davanti a noi e le massaggiamo. Poi portiamo il piede sinistro vicino agli organi genitali, con il tallone a fianco agli organi genitali, e il piede destro lo poniamo sulla coscia sinistra, in questa maniera. Se questa posizione dovesse risultare difficile, perché le articolazioni ancora non sono completamente sciolte, possiamo assumere la posizione semplicemente con le gambe incrociate agli stinchi. Quando anche questa posizione non è facilmente ottenibile, vi consiglio di sedervi su una sedia a queste condizioni. Sedetevi bene, comodi, ma senza appoggiare la schiena allo schienale. Cercate di tenervi sulla vostra schiena, con le gambe aperte, le ginocchia verso l'esterno e i piedi bene appoggiati a terra. Tuttavia vi consiglio, appena è possibile, di assumere le posizioni tradizionali che i monaci Shaolin ci hanno insegnato per la pratica della meditazione. Per il momento, serenamente, scegliete la posizione più consona per voi, in modo che possiate seguire la meditazione senza ansietà. Ritorno a presentare la posizione, piede sinistro vicino agli organi genitali, piede destro sovrapposto alla coscia opposta e poi schiena eretta. Teniamo la schiena perfettamente dritta su una linea retta, testa, collo e colonna vertebrale, su questa linea retta che è ortogonale al piano di seduta. In questa posizione rilassiamo le spalle e mettiamo la mano sinistra rivolta verso il cielo in fondo all'addome. La mano destra, anch'essa rivolta verso il cielo, viene sovrapposta alla sinistra e i pollici li poniamo a contatto, con le punte a contatto, all'altezza dell'ombelico. Questa posizione delle mani, mano sinistra sotto, mano destra sopra e pollici a contatto, è chiamata Dhyani Mudra, il mudra o sigillo della meditazione. Una volta stabilita la postura, rilassiamo le spalle. Chiudiamo gli occhi, ma teniamo lo sguardo comunque fisso in avanti, anche con gli occhi chiusi. Appoggiamo la lingua al palato superiore, come un bambino che dorme. Quando la posizione è comoda, sostenibile, prendiamo consapevolezza del nostro peso corporeo. Peso che è notevolmente accresciuto dal momento della nostra nascita ad oggi. Peso che ci è stato consegnato da Madre Terra e che ora, durante la pratica della meditazione, riconsegniamo a lei. Lasciamo che sia il piano di seduta a supportare il peso del nostro corpo.
Rilassiamo le gambe. Rilassiamo le braccia. Rilassiamo tutti i muscoli del viso. Respiro. Inspirare, gonfiamo l'addome. Espirare, lo sgonfiamo. Inspirare. Espirare. 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 Armonizziamo ora la mente, lasciando andare tutti i pensieri ostacolanti, opprimenti, disturbanti. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola, ogni azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza, come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Dice spesso che ognuno è il risultato di ciò che pensa. In effetti, pensare non è assolutamente qualcosa di astratto o ininfluente, poiché dalla qualità del pensiero dipende la buona o cattiva direzione della propria vita. Il Signore Buddha ci insegna qui: così come pensi, diventi. Così come agisci, diventi. Questa è la forza del pensiero, la cui potenza varia da individuo a individuo, da circostanza a circostanza.
sacre scritture ci informano che il pianeta su cui viviamo è pensiero. L'oceano è pensiero. Tutta la materia, come ci appare, è cristallizzazione del pensiero divino. Più il pensiero dell'individuo si collega al pensiero divino, più diventa puro ed agisce in sincronia e sinergia con esso. Più diventa potente. Perché si riconnette ad un campo energetico più grande. Più il pensiero se ne separa, maggiore e più rapida è la parabola discendente. Fino a diventare quasi nullo, qualsiasi fosse l'iniziale livello di potenza. Utilizzare il pensiero come strumento dell'ego per ingrandirlo, per moltiplicarne i piaceri, porta all'indebolimento e decadimento delle facoltà psichiche e all'involuzione spirituale dell'essere umano. Attraverso i sensi riceviamo continuamente milioni di informazioni che poi saranno archiviate nella mente ed elaborate dall'intelligenza. Non filtrare il bombardamento esterno al quale siamo quotidianamente sottoposti può causare distorsioni e condizionamenti dovuti a un errato uso dei nostri organi sensoriali e psichici. Pensano, ma non tutti hanno imparato a pensare. L'essere umano soffre a causa di esperienze di vita
non ben elaborate o armonizzate, e quando somatizza qualcosa di traumatico sul piano emozionale, lo traduce poi in una fobia. Paura che non riesce più a gestire, a sedare, a ben canalizzare e a sublimare. Si può separare la persona dai propri vissuti e soprattutto dalla percezione che la persona stessa ne ha avuto. Che questa percezione determina l'umore, il temperamento, lo stato d'animo e soprattutto il livello di coscienza del soggetto. Quello che vale per il pensiero vale anche per l'azione, proprio perché l'azione segue il pensiero, come Buddha ci insegna in questo verso. Chi semina un pensiero raccoglie un'azione. Chi fa azioni buone diventa buono. Chi fa azioni malvagie diventa malvagio. Attraverso atti virtuosi si diventa virtuosi. Attraverso atti empi si diventa empi. Chi fa il bene diventa bene. Chi fa il male diventa male. Siamo noi gli artefici della nostra fortuna e della nostra sfortuna. Direttamente o indirettamente. Consapevolmente o inconsapevolmente.
Siamo ciò che pensiamo. Tutto quello che siamo nasce con i nostri pensieri. Creiamo il mondo. Con le nostre azioni creiamo noi stessi. Del mondo, della natura, non sono controllate dal fato. Poiché l'anima possiede un suo principio indipendente. Esiste il caos, ma un meccanismo ordinato di causa ed effetto. Noi siamo la causa remota o recente delle nostre vite. Della nostra appartenenza sociale. Della nostra parentela. Rapporti di amicizia, noi ci troviamo dove ci siamo noi stessi collocati. Quindi viviamo determinate condizioni, non casualmente, ma causalmente. Attraverso il pensiero profondo, quello che più è riuscito a radicarsi nei meandri del labirinto mentale, e che possiede la maggior potenza creatrice,
trasformatrice, positiva o negativa, nel bene o nel male. Possiamo creare la realtà. Il nostro futuro si sta quindi formando su di un piano sottile. Non si è ancora manifestato perché siamo nel presente, ma qui e ora noi siamo già in grado di correggere le dinamiche che lo stanno forgiando. Il presente è in effetti l'unica realtà, ma è anche frutto del passato e seme del futuro. È in questo senso che si può dire: tutto esiste nel presente. Allora è nel presente che dobbiamo essere felici. Che dobbiamo realizzarci. Senza rimandare al futuro. Evitando di rimanere ancorati al passato. Atteggiamento nostalgico di nessun aiuto. Il nostro tempo è il qui ed ora. Thank you.
tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza, come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Inspirare, separiamo le mani, espirare, le portiamo sulle gambe. Strofiniamo le mani e massaggiamo il viso dal centro verso l'esterno. Massaggiamo la testa verso dietro con le mani ad artiglio. Massaggiamo le orecchie verso dietro. Il collo verso il basso. Le spalle in senso circolare. Le braccia. I fianchi. Il petto e la schiena. Le anche. Liberiamo le gambe e le massaggiamo. Riposizioniamo le gambe nella posizione adatta, semplice. E portiamo in avanti la testa, espirando, mento al petto, inspirare, e portiamo la testa nella posizione di partenza. Espirare, inspirare, espirare, inspirare, espirare, inspirare, espirare. Inspirare. Mettiamo le mani giunte davanti al cuore. Ognuno di noi si concentri sul proprio maestro spirituale e ripeta dopo di me. Offriamo i nostri rispettosi omaggi al nostro maestro spirituale, che ha aperto i nostri occhi chiusi dall'ignoranza con la torcia scintillante della conoscenza spirituale. Grazie ancora, amico Popo.